Purtroppo, insomma, a dire della dirigenza regionale e nazionale di Fratelli d'Italia, non hanno saputo controllare la base locale di Fratelli d'Italia nelle città. Quando gli abbiamo chiesto conto delle scelte di Massa, di Pietrasanta, e di Campi Bisenzi, hanno detto non controlliamo la nostra base. Spero che adesso invece abbiano un dialogo maggiore con la loro base ed evitino in futuro delle scelte assolutamente distruttive per tutta la coalizione. Una scelta poco comprensibile che noi abbiamo cercato di ricucire nei mesi scorsi fino all'ultimo, addirittura ecco, a livello nazionale erano già pronti degli accordi con Fratelli d'Italia che poi loro non hanno voluto rispettare, sono voluti andare da soli per misurarsi e contarsi. Questa conta è andata male e ha dimostrato ancora una volta che quando si guida una coalizione bisogna essere responsabili, bisogna dimostrare responsabilità perché altrimenti si manda al macero tanti anni insieme di buon governo. A Massa il volto della città è cambiato. Io che frequento anche la zona di Massa, devo dire che la cittadinanza era assolutamente favorevole a Francesco Persiani e al cambiamento del centrodestra di questi 5 anni. Quindi la scelta di dividere è assolutamente incomprensibile per un elettore di centrodestra. Ora dobbiamo spiegare in questi 15 giorni agli elettori anche di Fratelli d'Italia che l'unica alternativa, se vogliono salvare Massa dal governo di centrosinistra che ha governato per gli ultimi 70 anni, devono votare l'alternativa di centrodestra che è Francesco Persiani, ma credo che ci riusciremo bene.